Era un testa a coda, non doveva esserci partita tra Rarinantes e Acquachiara Ati Napoli. Così è stato. Netta affermazione per 14-6 in favore della squadra toscana, sempre padrona del campo con i parziali di 4-1, 4-2 e 5-1 nel primo, secondo e quarto quarto. Nel terzo quarto invece per la formazione di Minetti si è spenta la luce. Minetti, allora, successo doveva essere, successo è stato, insomma, la gara senza storia, solo il terzo quarto con un po' di blackout. Sì, allora, innanzitutto la cosa più bella della giornata, do il benvenuto ufficialmente a Orlando, il figlio di Andrea Di Fulvio, la cosa ha partorito una Veronica stanotte, la cosa più bella della giornata, scusate, sono un po' emozionato. Auguri. Auguri in bocca al lupo a Orlando e complimenti ad Andrea e Veronica. L'altra cosa, la partita, sì, c'è stato un po' di rilassamento, diciamo, il terzo e quarto tempo. Non è facile a volte, una squadra così giovane non ha ancora l'esperienza di riuscire a non adagiarsi al ritmo degli avversari, ma continuare a giocare al suo ritmo. Però li capisco, stiamo comunque lavorando in vista della parte finale della stagione, dei play-off. Ho visto anche cose non buone, ma anche cose buone, mi fa piacere. E adesso lavoriamo questa settimana per poi andare a giocare la partita di sabato a Sori in una piscina all'aperto che può avere delle insidie. Buona la prestazione di Chiellini, discreta quella di Carnesecchi, tra l'altro di nuovo convocato in nazionale. Migliore in campo però per la Rarinantes, Sordini. Sordini, 4 gol, una buona prestazione, non c'è stata molto partita. No, non c'è stata molto partita, anche perché secondo me siamo partiti abbastanza bene. Poi nel terzo tempo abbiamo avuto, come al solito, e su questo dobbiamo migliorare, un calo. E sono un po' rientrati, ma comunque sarà sempre abbastanza tutto sotto controllo, quindi bene così. Ecco, guardate le due squadre che vi sopravanzano in classifica, cioè c'è ancora modo di arrivare in testa? Sì, sì, secondo me c'è ancora modo, il campionato è ancora lungo e secondo me possiamo ancora arrivare in cima.